Alleanza Mobilità Dolce riunisce 22 associazioni nazionali, tra cui AOTP, WWF, Italia Nostra, Touring Club Italiano, Federazione Italiana Ferrovie Turistiche, Greenways e tante altre. Ogni anno organizza una maratona ferroviaria in tutte le regioni d'Italia e utilizzando il treno come mezzo di trasporto per gli spostamenti. Quest'anno è stata scelta la Sardegna. Gli obiettivi che si pone a modo riguardano la riscoperta dell'Italia nei centri minori, impegnandosi su più fronti sulla mobilità dolce, il sostegno ai territori, alla relazione con istituti locali e nazionali per la diffusione di una cultura sulla mobilità dolce impostata come integrazione fra i diversi utenti, con effetto la tutela dell'ambiente. Sistema integrato, ciclovie, cammini, greenways, ferrovie turistiche sono alcuni esempi. Una delegazione di Ammodo, formata dalla portavoce Anna Donati ed altri componenti delle associazioni, presenti Massimo Ferrari, presidente nazionale AOTP, Massimo Bottini di Italia Nostra, Marco Gariboldi di UTP Lombardia, Pino Colombi, UTP Associazione Dirigenti Aziendali, Emilio Casarosa di UTP Toscana, Michele Vacca di UTP Sardegna. Al termine di una maratona ferroviaria da Cagliari a Carbogna in Nuoro, è arrivata a Sassari alla stazione FS ed accolti da Giovanni Pala, presidente per la provincia di Sassari e Nuoro di UTP e sostenitore delle ferrovie turistiche con trenino verde. Dopo una breve verifica dei servizi offerti e annessi collegamenti, il comitato della metrotranvia di Sassari, la presenza dell'ingegner Giuseppe Fiori e Rosario Musumeci, Giuseppe Losito ed altri componenti, si è convenuto dopo un'illustrazione del nuovo progetto sull'opportunità di sviluppare il sistema tram treno di Sassari, cominciando dalla elettrificazione della linea per Sorso. Si è inoltre concordato sull'urgenza di ripristinare quanto prima il servizio ferroviario sulla Sassari-Alghero, interrotto ormai da mesi e sostituito dai bus. Si è parlato inoltre anche di riaprire immediatamente il programma dei treni verdi a sostegno dell'offerta turistica e nell'entroterra dell'isola, superando i cavilli burocratici e normativi che, lungi dal garantire la sicurezza degli utenti, rischiano di affossare l'economia turistica sarda derivata da quella offerta e di sacrificare un patrimonio infrastrutturale di inestimabile valore, anche se la stagione estiva è già avviata. Sono la presenza di Massimo Ferrari, presidente nazionale degli utenti dei trasporti pubblici, il sottoscritto Giovanni Pala è rappresentante per il nord Sardegna, Sassari e Nuoro, sempre dell'UTP. Questi rappresentanti ogni anno scelgono una regione per poter accogliere, diciamo così, tutte le positività e negatività riguardo ai trasporti e all'ambiente. Oggi siamo onorati di accogliere in Sardegna con l'ausilio che trasmettano il messaggio a chi di competenza di ciò che avviene nella nostra isola. Questi tre giorni in Sardegna ci hanno raccontato da un lato di un certo miglioramento del trasporto pubblico, perché evidentemente le associazioni che si sono tanto impegnate anche delle cose le hanno ottenute. Abbiamo trovato anche dei treni affollati, puntuali e anche freschi, però non c'è dubbio che si tratta sempre di un servizio troppo limitato come orari, come frequenze, come fermate e come servizi veloci. Quindi noi siamo qui a sostenere insieme alle associazioni e chiedere che si faccia decisamente di più, perché ci è sembrato viaggiando che la risposta dei cittadini c'è. Non è più vero che tutti vogliono girare solo in macchina. Se gli dai una significativa alternativa, i cittadini e le cittadine la utilizzano.